Ciao, sono Valiel e voi state guardando Vali TV, il posto migliore dove trovare ispirazione e consigli pratici sul canto per esprimervi al massimo con la vostra voce. Parliamo di note basse, di come usare la tecnica vocale per prenderle più facilmente con un bel suono. Me l'avete chiesto in moltissimi. Le note basse sono un punto debole per molti cantanti, sia uomini che donne, che vorrebbero prenderle meglio, più facilmente e con un bel suono. Nella mia esperienza il 90% dei problemi con le note basse nascono dal tentativo di timbrarle troppo, di aumentarne il volume o la potenza. Facciamo un esempio. Come avete sentito nell'esempio, il suono risulta innaturale e forzato, oltre che brutto. In più farete fatica addirittura a scendere prendendo meno note basse di quelle che veramente avete. Ricordatevi che dovete sempre assecondare la natura della vostra voce in ogni parte dell'estensione per ottenere i massimi risultati. E nell'area delle note basse il suono è naturalmente rotondo, caldo e morbido. Se volete scendere bene e più facilmente, cercate di assecondare queste caratteristiche e di non cambiarle. Come avete sentito nell'esempio, il suono risulta più naturale, meno al limite, diciamo, quindi più caldo e rotondo. Quindi, per sintetizzare, per riuscire a cantare delle fantastiche note basse, dovrete resistere fondamentalmente a due tentazioni. Ci riuscirete? Mettiamoci alla prova. Tentazione numero 1. Resistete alla tentazione di aumentare il volume per farvi sentire meglio. Mantenete un volume moderato e costante. Inoltre, avendo la possibilità di amplificare la nostra voce con il microfono, non c'è bisogno di cercare grandissimi volumi. Basterà usare bene le risonanze e tenere il microfono molto vicino alla bocca quando cantiamo in basso. Tentazione numero 2. Resistete alla tentazione di sorridere, perché sorridendo la laringe tenderebbe ad alzarsi e questa posizione della laringe alta non è proprio l'ideale per prendere le note più basse. Quindi tenete la mandibola rilassata e usate la posizione dello sbadiglio per aiutarvi a creare la sensazione di spazio nella gola. Per esercitarsi basteranno delle sirene discendenti, quindi dall'alto verso il basso, con la vocale U. Scendendo sulle note più basse, lasciate che appunto i bassi della vostra voce vengano fuori, assecondateli e fate attenzione a non cadere in tentazione. Spero che questi consigli vi possano essere utili per migliorare la parte bassa della vostra voce. Vi aspetto nei commenti per sapere tutto sulle vostre note basse. E se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e condividete. Vi aspetto sul mio blog www.valiel.com, dove potete iscrivervi alla newsletter per altri consigli sul canto e per ricevere contenuti esclusivi e aggiornamenti personali da me che condivido solo via mail. Dai voce ai tuoi sogni, perché i tuoi sogni e la tua voce sono unici come te. Grazie di cuore per avermi seguito, un abbraccio a tutti voi e ci vediamo al prossimo video.